Eccoci. Vai, vai con la domanda. Posso? Certo, allora siamo in fuoco, Ciao, sono Arcangelo di Radio Luis e guarda, innanzitutto complimenti perché diciamo noi siamo in quattro nella nostra squadra e tutti e quattro conveniamo sul fatto che essendoti fatto da solo, tra virgolette, avendo fatto tanta gara, magari essendo passato da X Factor, da Sanremo Giovani prima, diciamo ammiriamo un sacco il tuo spirito. E quindi volevamo capire un po' prima di tutto come è nata la tua collaborazione per il duetto. E al di là di questo, diciamo cosa c'è dietro questa canzone, ma non tanto dal punto di vista del rapporto con tuo nonno, magari con la tua città, ma proprio dal punto di vista sentimentale, cosa c'è dentro, come è nata, penna in mano, tra virgolette. Grazie. Ma non ho capito il duetto con chi è. Sì, dunque... Non devi essere emozionato, devi essere tranquillo. Allora... Facciamo una cosa, avvicinati, vieni qua. Sì, però ti dovresti magari accedere un po'. Non lo fare mai Sanremo, non lo fare mai. Vieni, avvicinati e fai la domanda, sennò magari veloce però, così diamo spazio anche agli altri magari. No, ma sei un po' più giù. Ti dico sinceramente, noi volevamo capire prima di tutto con che spirito sei arrivato a Sanremo, tutto qua, perché cioè nel senso al di là della musica ti ammiriamo più dal punto di vista personale prima che allora, scusami per l'indecisione No, ma che va, figurati. Parliamo di più dal punto di vista personale per uno che è in gara. Ora sono in difficoltà anche io, no? No, secondo me io ho sempre creduto in una cosa. Che nella vita c'è sempre tempo per fare un lavoro che non ti piace. Per cui ho deciso di non mollare mai e di continuare a fare quello che volevo fare. Perché alla fine, anche se ricevi tanti no, puoi ricevere tante porte in faccia. Ma il vero no che ti fa smettere è il no che decidi a te stesso. Io finché non mi dirò no, continuerò sempre a fare questo. Non ho ancora capito il duetto con chi, eh? Ah, ok, vai tranquillo. Con Gianna dicevi che... Vai tranquillo. No, il duetto con Gianna è nato anche lì. Io 4 anni fa, quando feci Sanremo Nuove Proposte, andai in tour con Gianna da Open Act, cioè da quello che riapriva i concerti. Fu la mia prima grossa esperienza, perché mi ritrovai chitarra e voce, ero veramente sconosciuto davvero, a aprire alla regina del rock con la chitarra acustica in palazzetti pieni, con gente che aveva pagato il biglietto per andare a vedere la Nannini, che era lo spettacolo era un po' diverso da vedere uno con la chitarrina che cantava l'amore. E quello è stato una delle esperienze che mi ha fatto proprio cambiare e mi ha dato più fiducia. Da lì lei mi ha notato e è rimasto il rapporto, è rimasta stima e da parte mia c'è sempre stata. Da parte sua è nata così, poi mi ha vista X Factor, avevo scritto questo pezzo che si chiamava Semplice, gliel'ho mandato, lei l'ha provinato a Londra, mi ha detto facciamo complici e così è nata complici. Toscana, brava. Siamo toscana, ci siamo un po' di fuoco dentro, sì. Fumantini, sì. Allora, un'altra domanda. Buonasera, Giulia Orsi di Radio Bocconi. Ciao. Vorrei sapere com'è nata la decisione di duettare con Paolo Iannacci nella serata dei duetti e come mai dopo aver fatto un singolo duettando con Gianna Nannini, quindi una cantante, sei stato scelto invece un musicista. Grazie. Allora, io ho scelto di duettare con Paolo Iannacci perché non volevo... Cioè, questo pezzo secondo me non andava cantato con un'altra voce.
sì, che ho preferito dargli un'altra veste e vestirlo in maniera più, ancora più intima, come poi alla fine è nato. Quindi ho scelto uno dei più grandi musicisti di pianisti che ci sono in Italia, che è Paolo Iannacci, e quindi per interpretare il pezzo piano e orchestra. E in più saremo accompagnati da un altro artista che non fa musica ma lavora con l'immagine, che si chiama Massimo Ottoni, che fa quest'arte che si chiama sand art, cioè che disegna con la sabbia. È stato il primo in Italia, quindi sarà un trittico proprio. Secondo me sarà molto bello, molto emozionante, perlomeno io ho visto la resa, è bellissimo. Grazie a te, grazie. Ok, allora, un'altra domanda, alzati per favore. Grazie. A destra in fondo. Ciao Enrico, Dario che non c'è, Radio.0. Innanzitutto benderei mia madre per essere figo quanto te. Innanzitutto. Sì, sì, mia madre accetterebbe volentieri, tra l'altro. No, volevo chiederti, tu hai collaborato con la Nannini che è rock, è dura. Ed è strano perché tu sembra che potresti arrivare con una Renegade, fare una sgommata, invece canti l'amore con una dolcezza e una delicatezza molto belle. Credi sia solo una fase della tua vita o ti manca la rabbia o sei riuscito ad elaborarla, ad affrontarla? No, io credo che quello che si vede non è mai quello che è, per cui magari i tatuaggi, queste cose qua, cioè io non mi sento né rock né pop, io sono un ragazzo di Livorno che scrive le canzoni, per cui certi temi li affronti in maniera diversa sicuramente. Io non lo so, non saprei nemmeno dirti che genere sono, solo che quando non sto bene scrivo le canzoni, ecco. Scusate, io non vedo... Grazie, non sono così... Chiedo scusa, ma abbiamo problemi. Fabio, qui per favore, qui davanti. Okay. Ciao Enrico, Massimiliano di Music Italia. Allora, intanto ti faccio complimenti perché hai portato secondo me una canzone splendida che parla di una figura di cui si parla poco nelle canzoni, che è quella di Nonni. E la mia curiosità, due domande ho. Una è una curiosità: se il brano ti è nato di getto, hai dovuto un po' lavorarci su, e dove è nato? E intanto ti faccio rispondere a questa, poi ti faccio l'altra domanda. Il brano è nato l'11 agosto, dico l'11 agosto perché è morto nonno durante la notte, e la mattina io dovetti partire perché dovete andare in Veneto a fare il festival show, quindi tra il soundcheck e la sera dell'esibizione. Ovviamente invece di andare a festeggiare in qualche bar del Veneto, come probabilmente avrei fatto se non fosse successo quello, sono rimasto in camera. Ho preso la chitarra, ovviamente, e così ho cominciato a suonarla, ma non con la voglia di fare una canzone, solo che quando chi suona magari uno strumento lo sa, e quando suoni uno strumento c'è la capacità di fermare il tempo, cioè un attimo di levare la testa da quello che ti succede. Così è nato il pezzo, è nata la strofa, il ritornello. In realtà noi dovevamo andare a Sanremo con un altro pezzo, che è Bomba Rubo Bomba. Quindi è nato in corsa questa canzone, ho voluto portare questa, ovviamente perché se ci provo col pezzo più importante della mia vita, tant'è che il provino è stato ascoltato proprio piano e voce, è stato prodotto dopo, quindi è arrivata, diciamo, la verità, sono arrivate le parole. Se non hai fatto la scelta giusta. L'altra domanda, tu hai un'immagine molto rock, sei anche molto rock, sono venuto a vederti in concerto. In queste ultime canzoni stai dimostrando una sensibilità particolare, infatti c'è un altro inedito che si chiama La ragazza che raccoglieva vento, che è dedicata a una figura non facile da raccontare, che è Alda Merini. Volevo sapere qualcosa di più su questo pezzo. Qua si richiede togliere la giacca. È caldo. Praticamente io 10 anni fa, come ogni 20enne più o meno, arriva, dice, no, finisce il liceo e ti arriva addosso Bukowski, non so come mai, però a tutti, no? Ti arriva quella ribellione letteraria. E a me arrivò non solo Bukowski, ma arrivò anche qualche aforisma di Alda Merini. Poi ovviamente quando gli artisti leggi la biografia e hanno delle tempeste nella loro vita, diventano ancora più affascinanti. Quindi mi cominciai un po' a infognare proprio con Alda Merini e cominciai a guardare le sue interviste, e a prescindere dal fascino, cioè era magnetica,
già anche come si presentava con questa vestaglia, questo smalto tutto sbucciato, quando prendeva la sigaretta che strappava il filtro, il rossetto sbavato. Quando lei parlava, dopo un po' che l'ascoltavo, mi veniva proprio il malessere, l'angoscia, il mal di vivere. E questo succede quando ti incontri un'anima con una vita grassa proprio. E la cosa che a me mi ha ripigliato è il fatto che nelle sue parole, nel suo modo di parlare, comunque sia, mi trasmetteva un senso di libertà enorme, che è quasi paradossale per una vita che è stata rinchiusa per tanti anni in maniera ingiusta. Quindi, per quanto mi è possibile provare a dedicare una canzone a un genio, io ho fatto questa canzone. Allora, procediamo. Vai Fabio. Ciao Enrico, quindi una camera di TV Azzurra, video Regione Sicilia. Canzone bellissima, canzone che dedicheremo penso ciascuno di noi ai nostri nonni, perché sono quelle figure che anche se vanno via poi in realtà non ci lasciano mai, diventano i nostri angeli custodi. E questa canzone so che sarà contenuta nella rielaborazione del tuo album, dal titolo Cenerentola, perdona, aiutami. E altre storie. Ti chiedo, ecco, vedi, non riesco a memorizzarlo perché solitamente dal titolo si riesce un po' ad interpretare quello che sarà il contenuto di questo album. Cosa c'è dentro questo album chiamato Cenerentola e altre? C'è un pezzo della mia vita sicuramente, ci sono i miei racconti, è come se fosse un diario in musica, ecco, come se fosse un film su quello che può vivere un ragazzo di 30 anni ma anche di 25, insomma. Quello che si vive noi giovani, se così potete permettermi di chiamarmi ancora. Però in realtà è quella, è vita in musica, però è la mia vita in musica. Ok, andiamo in fondo, a sinistra. Ciao, sono Rossella Pisaturo, RCS 75. Ciao. Hai partecipato nel 2015 tra le giovani proposte con il brano Qualcosa da decidere. Come la tua vena artistica è cambiata in questi anni proprio in base alle esperienze che hai maturato? Io penso di essere l'opposto di quello che ero 4 anni fa e mi auguro di essere, che sarò l'opposto di tra 4 anni di quello che sono oggi, perché comunque è tutto una crescita, è tutto un mutamento. Sicuramente l'esperienza ha portato poi a cominciare a capire anche il mio modo di scrivere e a trovare anche il mio modo di scrivere. Io credo che con l'amore è, e le canzoni che sono venute dopo, tra virgolette, quel periodo lì, che è stato forse il più fertile della mia vita, lì ho capito qual era il mio modo, non lo so. No, le rose nascono a maggio, quindi si vede che ci volevano 29 anni di vita per capire come scrivere le canzoni. Grazie. Allora, Ilenia, velocemente, qui grazie, prego. Ciao, sono Francesca Pisara, Riserva Sonora Blog. Volevo farti questa domanda. Tu hai partecipato a 22 Talent. Volevo quindi sapere quanto è fondamentale secondo te per un giovane oggi per ottenere un successo partecipare per forza a un talent. Ma io credo che quando uno fa musica e scrive musica, se vuol farlo di lavoro, debba cercare comunque sia di farla ascoltare a più persone possibili, altrimenti rimarrebbe in camera a scrivere le canzoni. E i talent credo che siano oggi come oggi la vetrina che ti offre il maggior pubblico, ma anche Sanremo è una vetrina, cioè non è che se una cosa è fatta in televisione allora non va bene, perché credo che non ci sia differenza tra fare un talent e uscire fuori da YouTube, cioè non c'è alcuna differenza, secondo me. Quindi consiglieresti comunque ai giovani di tentare anche quella strada? Io consiglierei ai giovani di tentare sempre. Ok, grazie. Allora, qui davanti, prima fila. Ciao Enrico, sono Luca degli Santi di Super. Ciao. Io volevo farti una domanda sulle collaborazioni che hai avuto con la Pausini, con Ramazzotti. So che hai scritto per loro, cioè volevo sapere intanto se ti hai sentiti dopo l'esibizione di ieri sera, se ci saranno altre collaborazioni, cioè come sono nate queste, se ci puoi raccontare qualcosa di più. Grazie. Allora, io non. Cioè la, in realtà la strada d'autore non era mai stata prefissata comunque. Non ci avrei mai nemmeno immaginato.
però è capitato che la prima canzone l'ho dato a una persona, è stata Laura Pausini, ho detto va, bel colpo. La seconda è stata adesso la Mazzotti, va vabbè, e la terza con Gianna, quindi è una strada che voglio percorrere. Loro li ho sentiti, ho sentito Laura, oggi mi ha scritto su Instagram, mi ha commentato, ho sentito Eros, ieri mi ha scritto Gianna. Quelli sono artisti veramente enormi che ti insegnano sempre qualcosa. Credo che questo sia un lavoro bellissimo, perché la musica è, per me è la cosa più bella del mondo, però proprio perché è un lavoro ci vuole professionalità. E questi tre personaggi, questi tre artisti sono, secondo me, insieme anche a altri, comunque sia l'emblema della professionalità. Quindi la cosa che ho più imparato, che mi hanno insegnato loro, anche se è stato uno scambiarsi di canzoni, ecco, è la professionalità. Quindi poi sono persone squisite, cioè, sono come noi, mangiano, bevono, vanno in bagno. Enrico, sono qua, non ho mai sentito andare in bagno, però ci andranno anche loro. Enrico, ciao. Allora, sinistra. Adrien da faremusic.it di Alberto e Mara, siamo in famiglia. Ah! Ti ricordi l'anno scorso i saluti? No, perché c'è Alberto che mi chiede, mi dici una frase per favore dal tuo testo da mettere nei baci perugini? È una domanda sua, guarda. No, perché praticamente è successo che mi hanno chiamato a fare... Mi hanno detto, guarda, abbiamo scelto te Mara, la Perugina ci ha scelto per fare i cartigli di questi dei nuovi baci Perugina, e tipo insieme abbiamo girato questa sitcom che fa molto ridere. Siccome se mi dicono domani, stanotte, di partire per Hong Kong con Mara, io ci vado, perché esatto, ci vado ovunque. Lo sappiamo, infatti. Appena detto sei con Mara, poteva dirmi anche di stare passerella nudo, io l'avrei fatto. È trabocchetto, infatti, l'ho fatto apposta. Giusto perché siamo in famiglia. Dimmi una frase del tuo testo da metterci. La ricchezza sta nel semplice, sorridere in un giorno che non vale niente. Grazie. Ci spostiamo in fondo, a destra, dopo la colonna. Comunque siete 2000 qua, di là sono molto meno. Ciao Enrico, sono Lorenzo Lubrano di Radio Lola, ti chiedo, senti, in tutte le tue canzoni i testi sono un concentrato di parole a cuore aperto e questa non fa eccezione, ti chiedo tra tanti il ricordo più vivo e più prezioso che conservi di tuo nonno. Guarda, questa canzone secondo me sarà il ricordo, cioè la canzone più attuale. Nel senso, per me sarà sempre una canzone come un gioiello, cioè una canzone proprio che sarà eterna per me, perché più che mai rispecchia un sentimento che non finirà mai. Quindi io credo che già questa canzone è un po' il ricordo che ho io del mio nonno, che alla fine mi ha insegnato che ci sono delle regole nella vita, mi ha insegnato ad essere forte, però più che insegnato mi ha trasmesso. Perché a volte trasmettere è più forte di insegnare. I nonni non ti insegnano mai, ti trasmettono e basta, perché c'è sempre un rispetto per i nonni diverso, non so perché, dai genitori. Cioè il nonno non ti fa ripetere la cosa due volte dal nonno, cioè non ha bisogno di urlarti, lui ti insegna con la dolcezza. Quindi quello, ecco. Allora, buonasera Enrico, Luigi Alocca, alle 85, Antenna Sud, Puglia. Una semplice domanda, qui ed ora come stai? Ti senti bene? Ma soprattutto sei felice? Perché ci dimentichiamo sempre del lato umano dell'artista, no? Abbiamo bisogno di sapere se tutto quello che ti sta succedendo in questo momento per te è ok oppure down. No, sono un paradiso, cioè. Sto facendo quello che ho sempre voluto fare e lo sto facendo bene, secondo me. Quindi sono felicissimo. Volevo comunicarti anche che sei diventato il terzo incomodo per le coppie italiane, grazie a Complici, no? Perché le donne sono tutte innamorate di te. Ma questo non è vero. No, è vero, te lo giuro, perché sei motivo di discussione con mia moglie, quindi già questo insomma dice che è così e poi basta. Ma volevo dirti anche un'altra cosa, sei contento dell'esibizione di ieri? Perché sappiamo che poi il festival ha fatto anche di polemiche, molti hanno parlato di un audio che non ha gratificato gli artisti.
ne hai sentito parlare, ti è successo di non a piacerti mentre eri lì ad esibirti sul palco dell'Ariston? Io non so, magari perché si vede, non so, io sono, mi sono trovato benissimo, mi sentivo, beh, cioè non so, io sono felicissimo di, non ho trovato problemi, non c'ho da rammaricarmi di niente, sono contento della mia performance. Sì, non so, io non l'ho sentito, perché io sai cos'è, cioè non sto attento a chi c'è prima di me, chi c'è dopo, il vestitino che canta, cioè io sono qua per cantare questa canzone. Poche seghe, andiamo e cantiamo. Bene, così si fa. Complimenti. Allora, l'ultima domanda. Destra. Buon pomeriggio, Enrico. Eccomi qua, rossa. Sei disciuto per Social App Magazine. Volevo parlare del secondo inedito che c'è in Cenerentola. So che parli di Adda Merini. Mi racconti com'è nato e se tu hai dei riferimenti letterari, se leggi o ti ispiri al cinema o quant'altro. Grazie, Enrico. Guarda, se... perché della Merino l'ho detto prima. Sì, eccomi. Posso chiederti dei programmi futuri dopo Sanremo? Allora, bravo. Grazie. È una... non ero preparato, non mi stai pagando, ok? Praticamente, vabbè, il 15 febbraio esce Cenerentola altre storie e... e dal 3 aprile sono in tour nei teatri, parto da San Benedetto del Tronto, 3 aprile, Pala Riviera, 4 aprile Teatro Duse Bologna, 9 aprile Teatro Cucini Firenze, eccetera, eccetera. Quindi mi aspetto, e dicevi della cosa letteraria, me l'hanno anche ricordato oggi il cinema, io ho avuto la fortuna di conoscere e di collaborare nella Pazza Gioia con Paolo Virzì, che mi ha fatto fare questa specie di cameo nel film e ha scelto di mettere nella colonna sonora due canzoni mie, quindi diciamo ho avuto anche una piccola esperienza lì. Grazie a tutti, buon lavoro, grazie. Buona giornata, grazie.